Ciao a tutte ragazze, allora sono qui come di consueto per spacchettare la My Beauty Box. Questa che è arrivata oggi che è il 30 di luglio 2013, è la My Beauty Box appunto del mese di luglio. Allora come al solito, grande aspettativa, ecco, quella di giugno era stata una My Beauty Box che secondo me era anche molto buona, ricca di prodotti. Molto vari, quindi credo che tutte quante più o meno abbiano trovato qualcosa che comunque piaceva loro. In ogni caso eravamo abbastanza contente, abbiamo detto, perché comunque i prodotti erano prodotti di taglia abbastanza grande, ecco, più di una full size, e quindi abbiamo potuto usarli appunto per il corpo. Finalmente arriva la My Beauty Box del mese di luglio. E purtroppo già il momento in cui sono andata dal corriere e l'ho presa in mano e ho firmato appunto il ricevimento, ho avuto una sensazione abbastanza strana, nel senso che sembrava vuota, cioè sembrava effettivamente che non ci fosse niente all'interno. Ora non vi anticipo nulla, perché non sto spacchettando, perché in realtà io l'ho già aperta, perché avevo questa brutta sensazione. Allora, non vi rubo il tempo dello spacchettamento, perché poi capirete, vi manderei in depressione visto poi il contenuto della My Beauty Box. Allora, questo è il solito foglietto con tutto quello che c'è dentro. Vi mostro in breve il contenuto. Naturalmente, qui dice come al solito: questo mese abbiamo preparato una fantastica My Beauty Box per trascorrere l'estate in vacanza. Allora, uno pensa subito, no, ai solari, no? Ai latte abbronzanti, a qualcosa da spruzzare sul corpo, queste cose qui, no? Del tipo che poi me le metto nel beauty case e me le porto in vacanza. Attenzione, vi mostro subito cosa c'era dentro. Allora, primo prodotto è questo qui, questa bustina, eccola qui, ve la mostro di profilo, perché anche il profilo ha la sua importanza. Sono 15 millilitri di prodotto, eccolo qui, e vi dico subito, si tratta di un'emulsione solare, protezione 15, eccolo qui, bustina. Poi, secondo prodotto, attenzione, eccolo qui, altra bustina, sì, bustina marrone stavolta, è un gel solare, fattore di protezione 6. E sono, tandaradan, 15 millilitri. Profilo, eccolo qua. Profilo, non so se si vede. Sì, eccolo qua. E sono anche questi ben 15 millilitri. Sì, è esattamente il formato in cui trovate il sapone o lo shampoo in albergo. Eccolo qua. Secondo prodotto. Terzo prodotto. Cosa sarà mai? Attenzione! Suspense. Altra bustina. Questa volta è una delicata emulsione dopo sole, idratante e rinfrescante, ricca di estratti vegetali e oli. Da quanto sarà? Rullo di tamburi. Non so se si legge, ma sono 15 millilitri. Come le altre, sì, identiche. Eccola qua. Quindi tre bustine, anche questo formato albergo. Oltretutto con questa confezione, voglio dire, sono 20 millilitri, mettili in una bottiglietta, in qualcosa di un pochino più attraente. No, ecco, proprio là, non so se si vede, è il solito incarto lucido che poi si strappa qui, no? Una cosa pessima, purtroppo. Bene, altro prodotto, sarà una full size? No, è anche questo microscopico, eccolo qui. Questa è una bottiglietta, si vede benissimo dalle mie mani, insomma, piccola, di uno shampoo. E questo è esattamente lo shampoo che trovate negli alberghi, che vi dura, credo, la durata di due lavaggi se siete appunto se centellinate il prodotto. Vi mostro, qui dietro c'è scritto sono, adesso non lo vedo qui, però c'è scritto qui, sono 32 millilitri, 32,
Cioè, guardate, allora, questa è la mia unghia. Ecco, e quello lì è il formato. Ah, mamma mia, che tristezza. Vado avanti, va avanti l'agonia. Allora, poi l'altra linea è quella Veleda che c'era già nelle altre box. E il prodotto è questo. Si tratta di un prodotto, un trattamento giorno tonificante al melograno. Anzi no, scusatemi, c'era doppia profumazione, questo qui è Iris. Allora, beh, queste sono grandi perché sono le scatole, ma aprendo sono formato stra mignon. Eccolo qui. Sono 7 millilitri. 7 millilitri. 7. Eccolo lì. 7. Ecco, non so per quanto possa durare una confezione così. Comunque all'interno io ne ho trovate due. Poi non so se è stato così per tutte le ragazze, ma ecco, quindi se la matematica non è un'opinione, 7 millilitri più 7 millilitri fanno 14 millilitri. Ok? Allora, le bustine di prima dentro avevano 15 millilitri di prodotto. Quindi queste due più carine, ma sono appunto più o meno quello che c'è qui dentro in una bustina da albergo. Eccola qua. La chiamo d'albergo perché insomma quelle rimangono. Poi altro prodotto sempre della linea Veleda. Questa qui è un po' più grande. Sono 20 millilitri, ma non è una crema. È una bagno doccia. Doccia cremosa al melograno. Ora, la profumazione è molto buona perché io l'ho provata, ma caspita, 20 millilitri, non so le docce che voi siete abituati a fare, ma insomma, uno non lo può portare neanche al mare perché si fa una doccia praticamente, no? Eccolo qua. Formato da aereo, se volete, al limite. Però tanto poco per un bagno doccia. Eccolo qui. Allora, poi basta, poi Dulcis, appunto, alla fine, eccolo qua, adesso vi faccio ridere. Indovinate cos'è? Sì, è quello che pensate, è un preservativo. Cioè, un preservativo perché uno è uno. Perché all'interno, appunto, vi dicono che la My Beauty Box aderisce a una campagna comunque di diffusione appunto di alcuni appunto di un impegno contro le malattie venere ad alta trasmissione, insomma, eccetera. Vabbè, comunque un preservativo. Io dico, beh, anzi, non faccio nessun commento perché non vorrei sembrare antica, ma allora, intanto se ne ho bisogno me lo compro, insomma, non è che. E poi sinceramente conosco ragazzine di 14 anni 13 anni a cui i genitori hanno regalato l'abbonamento My Beauty Box e io, ecco, io se avessi una figlia di quell'età non sarei molto contenta che trovasse i preservativi all'interno, insomma, se vorrei essere io eventualmente a parlarne. E poi dentro ovviamente c'erano gli opuscoli che parlavano dell'AIDS e appunto che mettono in guardia contro le malattie, ecco, trasmissibili in questo senso. Allora, ecco, a parte il preservativo che insomma secondo me c'entra poco, ma tutto quello che c'era nella beauty box è quello che vedete, cioè queste tre bustine di prodotto per il sole e questi campioncini che sono qui, eccoli qui. Ecco, non so cosa dire, io sono rimasta molto delusa, anche perché speravo appunto che dopo l'ultimo My Beauty Box avessero capito che volevamo qualcosina di un pochino più nutrito, ecco. Queste cosine qui sono veramente cose molto molto piccole, ecco. Quindi con un po' di tristezza appunto ho aperto questa box, l'ho condivisa, ma credo che appunto anche le altre ragazze che faranno gli spacchettamenti condivideranno l'idea che è una cosa molto misera, ecco, molto molto misera. Che dirvi, speriamo nel futuro, speriamo che capiscano che non vogliamo essere prese più in giro, ecco.
quella di giugno mi era piaciuta un sacco, questa qui purtroppo mi ha depresso. Allora, per cambiare argomento, per lasciarvi un po' appunto più sorridenti, vi ricordo che c'è il giveaway aperto. Chi non si è ancora iscritto può iscriversi e partecipare è molto facile, basta lasciare appunto un commento sotto al video, quello proprio regolare, quello con il regolamento, e iscriversi appunto al mio canale. Poi lasciate qualche commentino che appunto fa sempre simpatia. Eccoci qui, con questo vi lascio, alla prossima, speriamo che sia meglio. Buone vacanze e buona estate. Ciao ragazze!